siete pronti? Ragazzi, siete pronti? Are you ready? Pronti? Raffaele, cosa sta provando in questo momento? Raffaele, cosa stai provando? Raffaele, come ti senti? Bellissima! Ragazzi, stiamo per entrare? Thank you.
Porque soy su hijo. Insieme. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Sono la perla preziosa della parrocchia e oggi sono ancora più belli perché non li ho mai visti così eleganti. Sono molto molto emozionati, tutti molto emozionati, però grazie a lei, perché significa che lei non riposa e quindi per stare con noi, grazie per questa opportunità, noi le vogliamo tanto bene, veramente. E io mi sento come un genitore che, quando i genitori vanno a casa di amici e vogliono mostrare i propri figli, e io adesso mi metterò da parte perché voglio che loro siano i protagonisti di questo momento. Ieri sera, come ogni sabato, abbiamo cenato insieme, noi ceniamo insieme il sabato. E mentre io parlavo con un altro sacerdote, poi li ho trovati che si preparavano per questo incontro davanti al tabernacolo pregando. Ed è stato bello vedere, no? Senza di me, ma loro che avevano questo desiderio di mettersi nelle mani di Dio. E quindi grazie per questa grande opportunità. Loro sono felici, sono giovani felici. Di solito i giornali parlano molto male, no, dei nostri quartieri, perché il nostro quartiere è uno, diciamo, dei più duri di tutta la diocesi. E, però guardate, guardate che miracolo veramente, annunciare il Signore Gesù che cambia i cuori. E oggi li conoscerete, alcuni di loro le parleranno. E grazie per il suo cuore aperto a Dio e a tutti noi. Thank you.
conquista, come possiamo noi che abbiamo conosciuto la vera libertà e il vero amore difenderci e spiegare ai nostri coetanei come si fa ad amare e perché noi siamo così innamorati di Gesù. Cioè, per quanto noi ci proviamo, a volte ci risulta molto difficile. Quindi la domanda è un po' questa: come possiamo difenderci e spiegare agli altri la vera libertà, che non è quella che il mondo oggi ci impone? Sì, non c'è una risposta prefatta, sai? Non è una ricetta di se tu fai questo, 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 andrai bene. No, perché al mezzo c'è la libertà. Anzi, voi avete avuto un'esperienza di libertà interiore, di incontro con Gesù, di motivazioni per andare avanti, questo è vero, ma un primo momento si sente l'entusiasmo, va avanti, ma col tempo questo può indebolirsi, sai? Tu puoi credere che hai questo tesoro e se va sciogliendo lentamente, no? E Gesù nel Vangelo dice una cosa che a me fa pensare, perché succede a me, una cosa molto umana. E parla della conversione, dice: ma sia la grande conversione o la piccola conversione, ma quando il tuo cuore si converte al Signore e lascia tutte le seduzioni mondane o diaboliche, qualsiasi siano, no? Dice che quando il diavolo è stato cacciato via da una persona, se ne va arrabbiato e va a girare dappertutto per i deserti e si annoia e vuol tornare all'avventura, sai? Tu hai parlato tante volte dell'avventura, va, guarda per la finestra quell'anima e vede che la casa è pulita, bella, preziosa, senza questi vizi. Un'anima convertita, cosa fa? Dice Gesù: va, ne prende altre 7 peggiori di lui e vanno alla casa. Entrano per la finestra? No, sono educatissimi. Suona il campanello, si facciano amici, il diavolo che va entrando lentamente, tu non te ne accorgi, è entrato e prende possesso della tua anima un'altra volta. Stare attenti ai diavoli educati, io li chiamo così, coloro che entrano lentamente con la mondanità, per questo ci vuole sempre una vigilanza, non ossessiva, no, ma una vigilanza su cosa sta succedendo dentro di me, stare attento, e anche una vigilanza comunitaria, no? Se tu vedi che un amico, un'amica tua sta prendendo qualche atteggiamento, qualche strada un po' pericolosa, dirlo. O no, se non hai il coraggio di dirlo a qualcuno, o al padre o qualcuno, che abbia il coraggio di dirlo. E lo stesso tu chiedi al Signore che ti dia la grazia, che quando tu incominci a scivolare un po' ti lo dicano. Come conservare la conversione? Questo è come conservare la conversione. Come conservare l'opzione libera che tu hai fatto per questa strada, no? Una preghiera sempre per il Signore, no? Signore, fammi sapere che io non sbaglio, che io non scivolo. E poi l'amicizia di altre persone, no? E conservare l'amicizia con i compagni e le compagne del gruppo che abbiano la libertà di dirti, no? Ma stai attenta che non vai bene, ma quella libertà fra gli amici, anche tu dirle ad altri, no? Perché stai attenta che stanno bussando alla tua porta i diavoli educati, eh? E quando entro, fratelli e sorelle, io sono qui con i giovani della vostra comunità. Io vorrei salutarvi e vorrei dirvi che avete un buon prete. Curatelo bene, adesso se è molto buono lo caccia via, lo manda un'altra parte, no? Curatelo bene e soprattutto cercate Gesù e guardate Gesù. E non dimenticatevi che chi porta Gesù al mondo è la Madonna, no? E chiede alla Madonna che ci porti Gesù, che ti porti Gesù nel cuore, che ci porti a tutti noi Gesù. E lei lo farà. Tu potresti dirmi: sono peccatore, sono peccatrice. No,
sei un preferito, una preferita del Signore, perché il Signore è venuto per i peccatori e i peccatrici, non per i giusti. No? Pensate a quel racconto del Signore di quando gli invitati non hanno voluto andare alla festa. Cosa fa quel Signore della festa? Andate all'incrocio delle strade, portate tutti, ammalati, sani, peccatori, giusti, tutti. Tutti noi abbiamo un posto nel cuore di Cristo. Tutti noi abbiamo la Chiesa come madre, tutti, nessuno fuori. Avanti, coraggio, sono peccatore, vieni lo stesso, tutti, qui c'è posto per tutti. E no, padre, è impossibile perché la mia vita è sbagliata, è finita, sa, non c'è vita finita, sempre c'è la possibilità di un nuovo cammino, di un nuovo inizio, sempre, sempre. State attenti, grazie per andare avanti e grazie per ascoltare queste cose che dico io. Pregate per me, io pregherò per voi. Che il Signore vi benedica.27 novembre 2022, una delle giornate più belle della nostra vita. Quando il Santo Padre ha varcato la soglia di quella porta, non riuscivamo a crederci che il Papa fosse veramente lì, solo con noi e per noi. Dio ci ha fatto un regalo enorme e in quel momento ci siamo sentiti amati da Lui per la grazia di questa esperienza. È incredibile, mai avremmo pensato di arrivare fin qui, e invece con Dio tutto è possibile. Nulla è scontato, nulla è limitato, nulla ha un confine. Il suo amore ci ha portati fino in Vaticano, in una saletta, in intimità con il successore di Pietro, il capo della Chiesa Cattolica. Un uomo dolce, attento, intelligente, pronto all'ascolto, semplice e tanto gentile, che ci ha dato tanto in poco tempo in sua compagnia. È stata un'esperienza forte in Cristo. Per darci l'opportunità di vivere tutto ciò, Dio ha usato il nostro parroco, Don Michele Madonna, un uomo e un sacerdote di Dio, innamorato della Chiesa, che ha dedicato tutto per noi giovani, sacrificandosi e donandosi completamente, proprio come Gesù ha fatto. Ringraziamo Gesù perché attraverso questa esperienza ci ha fatto capire ancora di più che amiamo la Chiesa Cattolica, i sacerdoti, i vescovi e il Papa. Grazie Gesù per tutto questo, grazie perché sei stato sempre presente nella nostra vita e non ci fai mancare le tue attenzioni, mai.